piace anche un po' rompere questa atmosfera di festa, ma faccio un po' di domande precise. Rispetto alla scelta deliberata del Senato accademico di tagliare fuori, di escludere dal piano di comunicazione la testata che dirigo. Allora, faccio una sua domanda, sono naturalmente al lettore. Allora, è stata tagliata, esclusa la testata sulla base di una motivazione, quella appunto di un contenzioso pregresso con la governance dell'Ateneo, in realtà la governance diciamo del tempo di Ricci, ok? Perché il contenzioso giudiziario è tutto localizzato, situato temporalmente in questi anni. Allora, premessa, abbiamo sempre vinto in tribunale, non c'è una causa, non c'è un processo che non abbiamo vinto. Non è stato, mi sembra di capire, un elemento di valutazione in sede di Senato accademico. Abbiamo sempre vinto. Ci sono altre testate con le quali c'è un contenzioso in atto e queste testate non sono state escluse. Mi chiedo perché. 3. Noi abbiamo scritto, così vi fornisco un dato, nel 2023 qualcosa come 543 pagine in un anno sull'attività dell'Ateneo, una media di oltre 2 pagine. Noi non pubblichiamo i comunicati, io mando i miei giornalisti, lavoriamo, costruiamo approfondimenti, tematizziamo, settimanalizziamo, come tecnicamente si dice la notizia. 543 pagine. In quelle 543 pagine, 10, forse 11, erano riferite alla dialettica interna, definiamola così, dell'Ateneo. 10, 11 su 543 pagine. Non so se sia stato un elemento di valutazione. Ancora, quello che mi sconcerta, non è tanto la somma, tanto quanto incidono, quanto sarebbe inciso sul totale del fatturato dell'impresa editoriale. Lo 0,2%, nella migliore dei casi lo 0,3%. È il principio, è l'uso politico che si fa della comunicazione istituzionale. E pensare che anche l'università, io capisco un'amministrazione locale, capisco la politica, ma voi siete l'università. E quello che passa drammaticamente è l'idea che la comunicazione, la pubblicità serve per mantenere il consenso, per costruire la pace sociale. Il dramma è questo. E che passa questa interpretazione tutta politica, santo Dio. Naturalmente, io, e questo, e chiedo una valutazione su questo al rettore. Poi, ma è possibile che un senato accademico faccia una valutazione di questo tipo? Senza un minimo, come dire, di istruttoria rispetto alle questioni che ho posto. A me è una cosa sconcerta. E mi chiedo, della seconda domanda che faccio al rettore, dico, ma possibile? Ma cioè, una tecnostruttura che non fornisce un supporto, una istruttoria forte, robusta, solida, argomentata, ma insomma, ma lì come si può fidare di questa tecnostruttura? E ho finito con la terza domanda. È evidente che l'obiettivo è lei, non sono io sono un pretesto. Cioè la testata che dirigo è un pretesto di una guerra più generale. E la cosa che mi sconcerta è che questi personaggi, questo pezzo di comunità accademica che fa la guerra, utilizza tutti gli strumenti, i pretesti, gli inneschi, per un regolamento di conti che sembra non finire mai. Grazie. Sembra un po' fuori luogo questo intervento, questa che dovesse essere una festività, forza di Foggia, della nostra campagna elettorale. Io sono il forza di Foggia e sono tenuto ad adeguarmi alle decisioni prese dal Senato. Poi, nel secondo momento, valuteremo meglio le risposte che lei ci ha chiesto. Prenderemo un dettaglio.